È finalmente estate, è l'inizio di luglio e tantissime mamme si chiedono che cosa possono fare per i loro bimbi nei confronti delle zanzare e degli insetti in particolare. Indubbiamente la cosa più importante è tener conto dell'età del bambino, da un lato, e dall'altro tener conto di quelle che sono le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità. Quindi ci sono delle indicazioni estremamente precise che le mamme possono trovare sul web. Assolutamente meglio non affidarsi a siti non scientifici, ma l'Istituto Superiore di Sanità è molto ben chiaro nel dire che cosa fare per le singole età del bambino. Allora, in linea di massima, bisogna dire che sotto i 2 anni di vita non si devono usare repellenti, neanche quelli naturali. Per cui se si ha un bambino sotto i 2 anni di vita, la cosa più importante è cercare di utilizzare delle barriere meccaniche come zanzariere oppure alle finestre oppure le stesse zanzariere sul lettino del bambino, cercare di ricordarsi che se il bambino va nei giardini, nei parchi, in giro, insomma, dove è possibile che ci siano più zanzare, deve essere vestito con le manichine lunghe e i pantaloncini lunghi. Al contrario, per i bambini sopra i 2 anni di vita è possibile l'utilizzo dei repellenti a concentrazione però contenuta fino al 10%, e indubbiamente il principio attivo che viene più utilizzato, e va detto in maniera molto chiara, è l'icaridina. Quindi non affidarsi a prodotti naturali, perché di fatto non si sa quanto è il contenuto e se sono i contenuti standardizzati, ma affidarsi a dei prodotti commerciali e assolutamente provati e rigorosi, e per l'utilizzo nelle varie età dei bambini, ribadisco, affidarsi al sito dell'Istituto Superiore di Sanità, dove esiste una splendida tabellina che in base all'età del bambino dice che cosa si può fare. Negli ambienti aperti si possono usare gli zampironi tranquillamente, quindi in giardino si possono usare gli zampironi, in casa si possono usare le piastrine antizanzare anche se c'è un bambino piccolo. È ovvio che bisogna evitare che il bambino vada vicino al fornelletto dove c'è la piastrina antizanzara, ma questo non deve far parte di qualsiasi buon senso di ogni genitore. La piastrina antizanzara messa in un ambiente ben areato può tranquillamente essere utilizzata anche se il bambino è molto piccolo, e questo per certi versi supera il problema dell'utilizzo sulla cute del repellente. Che cosa fare se si è punti? Se il nostro bambino viene punto, la prima cosa da fare è disinfettare la zona dove c'è la puntura e controllare nei giorni successivi se la puntura si infetta. Come fare a capire se si infetta? La zona diventa iperemica, diventa tumefatta, e a quel punto vale la pena di rivolgersi al medico. Che cosa non fare? Direi di non utilizzare l'ammoniaca. L'ammoniaca era un prodotto che a fronte di una puntura di zanzara era molto di moda quando io ero piccola, e mi ricordo che la mia mamma metteva l'ammoniaca se mi pungevano le zanzare, ma in realtà l'ammoniaca può produrre, è noto che produce, dei vapori che possono essere fortemente irritanti, soprattutto nel bambino più piccolo, quindi lascerei l'ammoniaca ad altri scopi e non certo quelli di risoluzione della puntura delle zanzare. Quindi disinfettante per disinfettare la zona, controllare che non ci sia un'infezione. Se il prurito è contenuto, può essere in qualche modo anche ridotto dall'applicazione di un impacco freddo nella zona dove c'è stata la puntura, e questa la mamma lo può fare tranquillamente. Non ricorrerei invece all'utilizzo autonomo dell'antistaminico per via orale, perché lo lascerei al consiglio del medico, almeno telefonico se il pediatra è di famiglia, ma nel dubbio rivolgersi al pediatra, che è sicuramente la persona più capace a rispondere alle esigenze della mamma e del bambinetto, appunto, dalle zanzare. In estate è assolutamente giusto andare in piscina e andare al mare, per carità, ci sono quelli che vogliono andare in montagna, ma la piscina e il mare non sono assolutamente controindicati in età pediatrica.
quali sono le cose da tenere a mente? Bene, la piscina deve essere una piscina pulita. Pulita cosa vuol dire? Vuol dire che, se è possibile, è meglio preferire le piscine di cui, della cui igiene siamo sicuri. E allora, una bella piscina è quella che è clorata e quindi è disinfettata, perché una piscina che non contiene cloro è una piscina più a rischio di contaminazione di tutta una serie di germi, incluso lo Pseudomonas. Una piscina in cui ci sia un ricambio d'acqua continuo, in modo tale che l'acqua sia continuamente filtrata e pulita. Una piscina che sia in un ambiente areato. Chiaro che questo d'estate non sembra importante, ma vale la pena di ricordarlo per l'inverno. È meglio stare in un ambiente dove ci sia una buona areazione, perché i vapori prodotti dalla piscina, se sono prodotti in un ambiente molto piccolo e il bambino è un bambino che può andare incontro a broncostruzione o a asma, beh, può provocare qualcosa di quel tipo. Sicuramente questo non è il discorso dell'estate. Il discorso dell'estate relativo alla piscina è: la piscina deve essere pulita, dopo il bagno in piscina bisogna cambiare il costume e fare la doccia, e bisogna assolutamente ricordare di risciacquare tutto il corpo, incluso il canale auricolare, perché l'acqua della piscina non deve rimanere nel canale auricolare, ma basta con il microfonino della doccia lasciare entrare un pochino di acqua tiepida e poi lasciare asciugare il canale auricolare da solo, oppure col phon tiepido, senza utilizzare cotton fioc o cose di questo tipo. Quindi ben venga la piscina, non ci sono problemi, se non chiaramente quelli legati all'altezza della piscina, ma non dovrebbe essere il pediatra a dire che nel bambino piccolo non bisogna lasciare il bambino piccolo in una piscina da solo. Tanto più è piccolo il bambino, io eviterei piscine quali quelle dove ci sono decine di persone che frequentano allo stesso momento la piscina, e quindi avere delle piscine riservate ai piccolini e ai lattantini sarebbe preferibile rispetto a utilizzare delle piscine che sono utilizzate da tutta la popolazione. Per quanto riguarda il mare, anche qui non ci sono dei problemi particolari. Per quanto riguarda il bagno in mare, valgono tutte le precauzioni di chi va a fare il bagno se l'acqua è troppo fredda, oppure dopo aver mangiato da poco tempo, fare attenzione alla presenza di meduse. Sicuramente però dopo il bagno in mare ricordare di risciacquare il bambino, incluso il canale auricolare. Sabbia o sassolini della spiaggia, non c'è problema. Cioè, io credo che il buon senso delle mamme sia tale da capire che se un bambino, dopo che ha fatto il bagno in mare e si è rotolato nella sabbia, è pieno di sabbia e di acqua di mare che si è evaporata e quindi è pieno di sale e sabbia, beh, quel bambino, se non viene adeguatamente ripulito e non c'è un problema di costume, quale che sia il costume, beh, quel bambino, se non viene pulito, può andare incontro a una serie di irritazioni della cute che possono a lungo termine anche portare a situazioni più complicate, come un'infezione tipo impetigine legata proprio alla presenza nella sabbia o nella sabbia o nei sassolini della sabbia di batteri. Però io credo che una buona igiene in generale del bambino sia più che sufficiente, con una buona doccia, per non andare incontro a dei rischi particolarmente sgradevoli e quindi a rendere la giornata in spiaggia una giornata che non ha problemi. Cos'altro fare nel bambino? Beh, ovvio, tanto più è piccolo il bambino, tanto più importante che ci sia da un lato una protezione nei confronti del sole, che vuol dire evitare le ore più al centro della giornata, quelle in cui il sole è più intenso, mettere il cappellino, mettere gli occhialini da sole, soprattutto nei bambini che hanno gli occhi azzurri, perché sono quelli più a rischio di avere il riverbero del sole, e poi in realtà lasciarlo vivere. Le creme protettive ci sono, gli ultimi anni hanno visto l'espandersi della tecnologia su queste creme. Avere un fattore di protezione elevato è importante, soprattutto nei bambini
bambini più piccoli, però veramente lasciare anche godere al bambino l'aria salubre del mare è qualcosa che il genitore deve sapere che è vantaggioso per il bambino e di conseguenza per tutta la sua famiglia.